Questo è un piatto della nostra tradizione, tradizione che secondo me significa innovazione anche oggi, perché per innovare bisogna prima di tutto riscoprire quello che è stato nel nostro passato. Nel mio caso mi intendo di cucina e quindi cerco di riscoprire i piatti del passato, come questo piatto molto semplice, fatto di pochissimi ingredienti, olio d'oliva, aglio a pezzetti che abbiamo privato della sua parte, del suo germoglio. Lo lasciamo imbiondire un poco in olio extravergine, pochissimo olio. L'altro olio lo aggiungeremo a fine cottura per mantecare la pasta. Abbiamo due filetti di alici, nel nostro caso 8-9 filetti di alici perché c'è un chilo abbondante di pasta nell'acqua. Lasciamo sciogliere bene le alici nell'olio e questo è il sugo, già pronto. Devo dire, con dei profumi straordinari. Chef, allora, insomma, abbiamo accontentato gli sposi, sei responsabile di un matrimonio, di un futuro matrimonio, e quindi anche questo puoi mettere nel tuo curriculum, ma nel tuo curriculum ci sta la ricerca, ci sta la tradizione e lo vediamo qui. Guardiamo che colori, no? Le telecamere, gli amici a casa staranno vedendo dei colori intensi, quindi una cottura, come dire, che non ha stravolto quella che è la parte organolettica delle nostre verdure, una elaborazione dei nostri orecchiette, un'amnesia totale delle nostre orecchiette, quindi, come dire, un disegno, una cromaticità che la dice lunga sulla composizione di questo piatto. Merito anche dell'olio extravergine d'oliva proveniente dalle nostre terre, fatto con olive leccine e oliva rossa, spremitura a freddo ovviamente, un olio novello di quest'anno ovviamente quest'olio, poi ancora le orecchiette fatto con il grano duro della varietà Senatore Cappelli e cime di rapa coltivate nel nostro orto. Assolutamente, ero un attimo curioso e dopo andiamo ad impiattare così i nostri amici avranno la possibilità di degustare questo piatto d'eccellenza. Bene, allora noi siamo pronti per impiattare, che dire, Ornella, vogliamo, come dire, in qualche modo avvicinarci a una conclusione, così dopo diamo modo di assaggiare, vorrò assaggiare anch'io questa eccellenza, ritornando sul GAL in poche parole. Semplicemente rivaliamo, il GAL è un ente che lavora a sostegno del territorio in ambito rurale, loro ci rendono orgogliosi e sono convinta di poter estendere come dire, questo orgoglio a tutti gli operatori che sono stati presenti in questi giorni insieme a noi, insieme ai GAL pugliesi. L'invito è rinnovato a venire nella nostra terra, a venire nella nostra bella terra di Puglia e a venire ad assaggiare dal vivo sul posto, perché naturalmente qui abbiamo avuto modo di vedere, lì c'è anche la manualità, ci sono moltissimi laboratori dedicati alla cucina tradizionale, alla cucina povera per certi versi, avete avuto modo di notare, gli ingredienti sono pochissimi, sentirete i sapori e saprete dirmi se ne valeva la pena. Grazie.